Il dialogo con l'ecologo Riccardo Santolini e l'evoluzionista Francesco Cavalli Sforza affronta temi cruciali quali l'impronta dell'uomo sulla Terra e l'evoluzione del rapporto con l'ambiente e gli ecosistemi. Si discute di singole azioni rispetto a strategie più ampie, di consapevolezza collettiva, di competenze tecniche nei processi decisionali e politici. Le drammatiche vicende della pandemia hanno reso evidente che il nostro percorso di specie si affianca ad altre, altrettanto costitutive della vita terrestre. Le scelte che riguardano città e territori si innestano dunque in catene lunghe e complesse, che vogliamo comprendere e ripensare criticamente, inquadrandole in una prospettiva allargata e aprendoci alle conoscenze dell'ecologia e dell'evoluzione umana. Inizierei quindi con una domanda per appunto Riccardo Santolini, relativa al rapporto dell'uomo con gli ecosistemi. L'ecosistema terrestre si caratterizza per equilibri fra gli organismi viventi e l'ambiente fisico, tra ecosistemi naturali ed ecosistemi che possono invece avere anche una forte componente antropica. Le chiediamo, in una lettura ecologica, quali sono i contorni di questo rapporto ed eventualmente anche le differenze rispetto al comportamento dell'uomo e i comportamenti di altre specie nel rapporto con l'ambiente. Quindi sia questa prima domanda che la successiva per Francesco Cavalli Sforza ci permettono di iniziare ad osservare l'uomo anche in comparazione con quelle che sono le altre specie o appunto nel tempo lungo della sua evoluzione. Sì, è importante capire in particolare il funzionamento di un ecosistema. È importante capirlo anche perché capendo questi aspetti si può acquisire quelle opportunità di gestione nell'ambito urbano delle componenti per poter sviluppare quegli equilibri che mai come in questo momento sono necessari. Un ecosistema naturale, che cosa, come funziona? Di fatto abbiamo un ambiente cosiddetto esterno, no? Da cui entra energia materiale e il nostro ecosistema elabora questi elementi e li restituisce all'ecosistema vicino che prende questa energia, prende questa materia e a sua volta la rielabora. E questo come un grande puzzle, no? Dove ogni tessera, ogni elemento è un motore che acquisisce energia, la elabora e la restituisce. Da questo punto di vista diventa importante capire come il ruolo dell'ecosistema urbano debba in qualche modo recuperare questa fisionomia metabolica. Perché fino ad ora Odum nelle aree urbane le chiama energivore, perché di fatto che cosa succede? Prendono energia e la restituiscono però in un modo che non può essere utilizzata dagli ecosistemi. Io con una battuta dico sempre, andreste a bere l'acqua, i miei studenti, andreste a bere l'acqua prima di una città, in un fiume che attraversa una città, prima o dopo aver attraversato la città? Ovviamente gli studenti capiscono subito che dicono prima della città, proprio perché il tema della restituzione dei materiali, dell'energia, non è mai stato preso in considerazione come invece deve essere preso in considerazione in questo momento, quando si parla appunto di Green City, quando si parla di economia circolare e sempre di più si parla di neutralità, ad esempio, climatica. Cioè il metabolismo urbano
diventa uno degli elementi chiave perché l'acqua che noi utilizziamo debba venire restituita della stessa qualità con cui noi la prendiamo. E il riciclo del materiale è un tema che è importante per restituire e gestire energia. Quindi, da un certo punto di vista, noi dobbiamo cambiare il paradigma energetico, noi dobbiamo cambiare il paradigma con cui abbiamo gestito gli ambiti urbani. Sempre di più il tema energia, il tema metabolismo deve essere un elemento chiave che ci permette di risparmiare energia, ci permette di inquinare di meno, ci permette anche e il Covid l'ha dimostrato, di gestire spazi e servizi in maniera più funzionale, energeticamente più favorevoli, in modo tale che si possa bere l'acqua anche dopo che ha attraversato la città, in senso metaforico ovviamente, ma che possa essere efficace e funzionale da un punto di vista poi del ruolo che le città devono avere all'interno del sistema ambientale naturale, se dobbiamo parlare di una transizione ecologica vera e non solo così, solo di facciata. Grazie. Grazie Riccardo, e poi nelle successive domande entreremo anche nello specifico di alcuni dei temi che già sta sollevando. E mi sposto ora ad una domanda per Francesco Cavalli Sforza, per provare appunto ad osservare questo rapporto dell'uomo con l'ambiente, ma anche diciamo l'uomo con la città, dicevamo in un tempo lungo che non sia il tempo dell'oggi, né quello per esempio che la progettualità colloca su una dimensione che è una dimensione invece di tempo medio. Quindi a Cavalli Sforza vorremmo appunto chiedere, nella storia lunga degli insediamenti umani e anche dell'evoluzione dell'uomo, in quali momenti è cambiato profondamente questo rapporto fra l'uomo e l'ambiente? Quindi se ci sono stati dei momenti in cui vi è stato un cambiamento profondo di questa relazione e in quale fase ci troviamo ora. Alcuni elementi stavolta appunto fanno parte anche della comunicazione, delle informazioni che vengono trasmesse, ma ci sembra importante avere appunto uno sguardo lungo rispetto a questa evoluzione e a questi cambiamenti. Ottima domanda, perché quando vogliamo comprendere un fenomeno, spesso conviene cominciare studiandone la storia, che ci rende conto del perché, come è successo quello che è successo. La città è un'innovazione molto molto recente nella storia umana. Potrei dire che la città è figlia dell'agricoltura, è figlia della transizione all'agricoltura. Il passaggio dalla caccia e raccolta all'agricoltura è stato il cambiamento più importante avvenuto nella nostra storia evolutiva. Ed è un cambiamento recente perché il genere umano è in giro da 2 milioni e mezzo di anni, ma l'invenzione dell'agricoltura data appena 11.000 anni fa. L'aspetto più caratteristico di noi uomini rispetto ad altre specie animali sta proprio nelle capacità che abbiamo sviluppato di intervenire sull'ambiente che abbiamo intorno. Tanti animali, tantissimi animali costruiscono ambienti artificiali, però l'uomo da questo punto di vista è il più incisivo di tutti. Ed è stato così fin dal principio della nostra storia, fin da quando abbiamo cominciato a sgrezzare le pietre per farne degli strumenti, fin da quando abbiamo imparato a controllare il fuoco, e tutte le invenzioni successive. Però la transizione da raccogliere quello che la natura offre spontaneamente a quello che noi stessi facciamo produrre alla natura, cioè la transizione dalla caccia e raccolta all'agricoltura, è
è avvenuta solo intorno agli 11.000 anni fa, a seguito di una serie di fattori ecologici, probabilmente a seguito del fatto che con la fine della glaciazione i gruppi umani hanno cominciato a riprodursi abbondantemente. Nel giro di pochi secoli hanno fatto fuori le risorse disponibili nell'ambiente e al tempo stesso l'ambiente è cambiato a un certo punto è nata questa idea di procurarsi il cibo da soli anziché raccogliere quello che l'ambiente offriva. E questo ha trasformato la storia umana, prima di tutto perché l'agricoltura ha reso possibile un aumento numerico senza precedenti. Anche per fissare alcuni elementi, richiederei nuovamente a Riccardo se ci può sottolineare, diciamo, alcuni campi, appunto è stato fatto l'esempio dell'acqua, ma io ho in mente anche la CO2 o probabilmente anche la produzione di cibo, diciamo, in cui appunto l'impronta dell'uomo sull'ambiente, non è più sostenibile o comunque dove quantità all'apparenza piccole in realtà hanno degli effetti moltiplicatori di portata importante che no, di fatto sottostimiamo e l'esempio dell'acqua mi sembra proprio in questa linea, cioè l'utilizzo di un'acqua potabile che ogni singolo abitante, cittadino fa, ma in realtà poi è una risorsa collettiva di valore inestimabile che moltiplicata diviene importante. Forse non abbiamo o gli strumenti o la sensibilità per capire appunto questi effetti moltiplicatori dell'impatto dell'uomo sull'ambiente. Forse non viene, come dire, segnalato a sufficienza questa cosa. Si dà troppo per scontato. Siamo in un mondo in cui spesso la superficialità è un elemento molto diffuso, tant'è che come spesso potete constatare dall'uso delle parole, pensate solo al tema della transizione ecologica. Quando io ho sentito parlare per la prima volta, e non solo io, anche i miei colleghi, di transizione ecologica, noi che siamo ecologi, naturalisti, biologi, che ci occupiamo appunto del mondo della natura e del rapporto dell'uomo col mondo della natura, ci si è aperto il cuore. E poi dopo entriamo nel merito di quello che è la transizione ecologica, di quello che è il tema della resilienza e vediamo che, ad esempio, la biodiversità non è presa minimamente in considerazione, che è come, non so come dire, è come parlare di una Ferrari, no? Senza parlare di quello che è il motore. Ecco, ritornando al discorso di prima, abbiamo bisogno di più consapevolezza, abbiamo bisogno, dicevo prima, di acquisire quella conoscenza e quella competenza forte che ci possa permettere di usare nel merito le parole, in modo tale che dalle parole si possa passare ai fatti, perché allora sì, riusciamo a capire che lo 0,04 di anidride carbonica è un punto limite. Il discorso che ha appena fatto Riccardo è importantissimo. Studiando ecologia ho imparato che dal punto di vista dell'energia la Terra è un sistema aperto. L'energia ci arriva dal Sole, rimbalza in gran parte sulla superficie della Terra e quella una parte viene assorbita e passa attraverso gli esseri viventi e alla fine anche lei ritorna nello spazio sotto forma di calore. Invece, dal punto di vista della materia, la Terra è un sistema chiuso. La materia ne arriva un po' da fuori, magari con i meteoriti, ma tutta la materia che c'è sulla Terra continua a riciclarsi all'interno del sistema pianeta. Ora, questo vuole anche dire che tutto ciò che noi produciamo
sto pensando alle nanoparticelle, ad esempio, prodotte dalle lavorazioni industriali. Sto pensando a tutti quei filamenti metallici o di cui abbonda a questo punto l'atmosfera come il suolo. Tutto questo scarto che noi produciamo, noi ce lo rimangiamo tutto. Non è come lo scarto delle deiezioni umane o d'animali che viene tutto riciclato dall'ecosistema in natura, no? Tutto questo che noi produciamo è destinato a passare di nuovo attraverso di noi. E questo è un motivo in più per stare molto attenti a quello che buttiamo fuori, a quella che è la nostra spazzatura, che più è microscopica, addirittura nanoscopica, e meno noi ne siamo consapevoli. Siamo, dal punto di vista politico, direi, siamo rovinati dall'ignoranza. Perché non è pensabile, voglio dire, se un politico non si rende conto dell'importanza chiave della biodiversità nel funzionamento di ogni ambiente, vuole dire che non sa niente di ecologia. E se non sa niente di ecologia, non deve mettere mano a leggi su una transizione ecologica. Bisogna che si rivolga alle persone che hanno studiato queste, che hanno compreso come quella che è la dinamica delle mille componenti ambientali. C'è un piccolo saggio uscito una quindicina d'anni fa, si chiama L'età della penombra, lo hanno scritto due ecologi, mi sembra, americani. E in questo saggio loro fanno, è come fosse scritto nel 2070, loro fanno la storia di quello che è successo sul pianeta tra il 1980 e il 2060, e loro scrivono come 10 anni dopo tutto quello che è successo e raccontano dei problemi che si sono creati e di come i governi abbiano via via fatto le scelte peggiori per ovviare a questi problemi e di come questo abbia creato una serie di disastri a catena che hanno colpito tutto il pianeta. Il saggio si chiama L'età della penombra, in ironica contrapposizione a quella che era l'età dei lumi, l'età della ragione, l'illuminismo. Questa è l'età della penombra perché, scrivono loro, oggi abbiamo tutte le informazioni che ci servono e ci rifiutiamo di guardarle e di considerarle. Faccio un'altra domanda a Riccardo Santolini per poi spostarmi sempre in maniera, diciamo, molto aperta su quello che è il ruolo della città e anche le sfide per il futuro, dal vostro punto di vista e della vostra esperienza. E poi ci avviamo appunto alla chiusura. A Santolini, anche in relazione ad alcune informazioni importanti che ci ha dato prima, io chiederei come legge, come interpreta il ruolo di alcune azioni puntuali che come singolo li possiamo per esempio portare avanti rispetto ad un rapporto anche più equilibrato verso il nostro ambiente. Nel senso, queste azioni puntuali, Riccardo, secondo te devono essere inserite all'interno di strategie più ampie? Possono essere di interesse nella misura in cui sono un'evoluzione di una consapevolezza o singola o collettiva, o hanno intrinsecamente dei limiti? Questo voglio dire, sia legato a singolo o collettività, ma io credo anche alle diverse scale della nostra impronta. Questa è una bella domanda, è una bellissima domanda che sottolinea però per l'ennesima volta quello che dicevamo prima, cioè il tema dell'ignoranza, il tema della non consapevolezza, perché io posso, banalizzo per farmi capire, chiudere i rubinetti quando mi lavo, il rubinetto quando mi lavo i denti, no? Però se lo sciacquone io uso sempre acqua, perché acqua potabile, perché alla multi-utility che distribuisce l'acqua conviene distribuire l'acqua perché così io pago di più in bolletta, vuol dire che abbiamo necessità
di fare un salto di qualità nella consapevolezza, appunto, di un cambio di paradigma ecologico ed economico. Perché se non riusciamo a capire che le nostre azioni hanno un valore da un punto di vista della nostra conservazione e della conservazione degli ecosistemi, perché non riusciamo a coordinare in maniera importante le azioni che possiamo sviluppare. Adesso diventa importante agire in maniera finalistica sulla formazione, sulla partecipazione, sulla competenza, perché tutto questo poi deve sfociare nell'aumentare la competenza di chi poi sviluppa la pianificazione delle azioni. E sempre di più questa consapevolezza deve essere diffusa, perché solo così allora le azioni che noi andiamo a svolgere, che possiamo, diciamo così, sviluppare a diverso livello, poi possono avere un'incidenza importante. Perché uno tra l'altro, dei problemi grossi di questa mancanza di consapevolezza è il fatto che, come posso dire, i temi siano sviluppati in maniera settoriale, no? Settoriale e separata. E quindi il tema chiave è proprio legato a aumentare sempre di più questa consapevolezza e questa forte competenza che dobbiamo portare avanti in maniera tale per cui le azioni che noi andiamo a fare siano azioni di spessore e non palliativi o azioni di bandiera, diciamo così, perché solo in questo modo noi riusciamo a sviluppare quella transizione ecologica che diventa importante. Io chiedo anche a Francesco Cavalli Sforza se rispetto a questo tema vuole aggiungere qualcosa, ovvero se vuole segnalarci dal punto di vista appunto della sua cultura ed esperienza quelli che sono degli altri campi o alcune questioni che ritiene appunto cruciali per ripensare il rapporto fra uomo e ambiente o sistemi insediativi. Quindi cerco di seguire questa linea che Riccardo ha sottolineato con la risposta precedente. Anch'io vorrei portare avanti e rafforzare il discorso che ci ha appena fatto Riccardo, perché davvero la chiave fondamentale è questo cambio di paradigma economico ed ecologico. È l'unica strada che ci porta a superare questa crisi senza ridurre il pianeta metà acquitrino e metà deserto. E questo incidere moltissimo sul futuro delle città, perché le città si trovano in questo momento, direi, ad un bivio, ad una svolta, sono un po' al cuore del possibile cambio di paradigma. Cerco di spiegare perché. Le città oggi vivono una doppia tendenza, una tendenza a fuggire e una tendenza ad insediarvisi. È vero che a livello planetario continua ad aumentare il numero degli abitanti delle città e che soprattutto in Africa, Asia e America Latina la popolazione continua a trasferirsi verso le città, ma al contrario, in tutto invece il nord del mondo la tendenza è a lasciare la città sostanzialmente per i problemi legati all'impatto ambientale di cui chi vive nelle città fa quotidiana esperienza. E questi problemi sono la disponibilità di acqua, di cibo, di energia e la loro qualità. Le città sono sempre vissute in dipendenza e in rapporto con il loro territorio.
E non potrebbero vivere altrimenti, perché praticamente tutto quello che si consuma nelle città viene prodotto al di fuori delle città, che sia cibo o che siano prodotti di tipo industriale comunque. Ora, qui bisogna anche far entrare una considerazione fondamentale. Io penso che siamo nel cuore della più importante rivoluzione che l'umanità abbia conosciuto dai tempi della rivoluzione agricola. Sto parlando della rivoluzione digitale. Oggi, e sempre di più a ritmo accelerato, la maggior parte delle operazioni sono possibili attraverso lo strumento digitale, esattamente come questa conversazione che ci stiamo facendo oggi, che avremmo potuto farcela anche un anno fa, 2 anni fa, però 2 anni fa l'avremmo fatta magari trovandoci in qualche posto, magari qualcuno l'avrebbe filmata, no? Naturalmente ci sono svantaggi, ma ci sono anche il fatto che ci possiamo parlare così a distanza e diffondere poi ad altri le cose più importanti fra quelle che ci siamo dette, no? A mio modo di vedere, è il possibile inizio della storia umana, nel senso che finora siamo vissuti nella preistoria, proprio per via del rapporto di dominio e sfruttamento che abbiamo impostato sia sull'ambiente sia sugli altri esseri umani, perché la storia della civiltà umana è la storia dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dello sfruttamento della natura da parte dell'uomo. Possiamo essere molto orgogliosi delle conquiste della civiltà, che indubbiamente sono state numerosissime, ma dobbiamo renderci conto che è stato proprio il paradigma su cui abbiamo le nostre civiltà a portarci alla crisi attuale e a situazioni ben peggiori se non affrontiamo questo cambio di paradigma.